Riproviamo questo collegamento con Sara Sperone e attendiamo la sua, una fantastica modella. Un attimo solo. Oh, finalmente! Ciao Sara! Forte Mi vedi? e Ce l'abbiamo fatta. perché era un po' diverso il sistema dall'ultima live che ho fatto. Allora, prima di tutto ti ringrazio per aver accettato questa diretta. Allora, tempo fa abbiamo pubblicato una tua intervista nel sito LT4 Blog, dove Sì. abbiamo messo la tua storia. Adesso raccontaci in live, la tua storia. Prego. La mia storia di salute, di vita. Un po' di tutto. Ma allora, io sono Sara e ho 29 anni. Praticamente all'età di 26 anni è cambiata la mia vita e sono diventata una persona nuova perché mi è stato diagnosticato un tumore alla gamba che per salvarmi la vita hanno dovuto amputare e quindi mi sono ritrovata senza una gamba, senza il tumore, ma ho fatto comunque varie cure. E poi ho avuto la mia prima protesi e da lì era iniziata la mia vita, letteralmente da capo, perché ho dovuto rimparare a camminare proprio come fanno i bambini e quindi passo dopo passo sono rinata più forte di prima sicuramente, con diciamo che questo problema per me è diventato un punto di forza e quindi io facevo già la modella prima con dei risultati normali, insomma. Invece ho voluto provare a rimettermi in gioco in questa situazione e devo dire che mi piace molto di più, soprattutto perché io ritengo che questo sia un mio punto di forza, ma comunque chi guarda le mie foto, eccetera, dice che molto spesso non nota questo particolare, ma che quello che colpisce delle mie foto sono di solito gli occhi, le espressioni, Sì, queste questo cose qui. è vero perché tantissimi, quando ho pubblicato la prima intervista, hanno guardato tantissimo il tuo viso, tutto. E quindi tantissimi ti hanno definito anche un gladiatore e ti ammirano tantissimo. Gladiatore. Certo, diciamo che sei diventata un insegnante di vita. Ma Un'ispirazione. diciamo che quello che cerco di fare io tramite le foto è appunto far riflettere le persone, nel senso che nonostante le difficoltà, nessuno ci ferma, siamo solo noi stessi a comandare su di noi. Quindi se uno sta bene con se stesso in qualsiasi circostanza, può insegnare anche tramite le sue disgrazie qualcosa agli altri. Guarda, noi ti ammiriamo tantissimo perché hai una forza d'animo, una volontà che poi noi ti abbiamo conosciuto grazie a Indira, una grandissima amica speciale. Raccontaci un po' di come hai conosciuto Indira. Indira l'avevo conosciuta in un programma radiofonico che è andato anche in televisione, grazie appunto a questo presentatore che era un nostro amico in comune, ci siamo incontrate io e lei. E, diciamo, lei ha comunque già una storia, anche lei come fotomodella, è una bellissima e bravissima ragazza.
soprattutto una persona di cuore. Infatti, come mi ha vista, poi mi ha ricontattata lei perché aveva in mente un progetto che si chiama Donne per le Donne. Sì, che avevamo. E quindi in questo progetto eravamo una decina di donne, una diversa dall'altra come nazionalità, come forme, come colore dei capelli, insomma, eravamo un bel gruppo di donne vestite di tutto punto perché ci avevano dato dei vestiti, un brand che si chiama Cyberdog. Che Sì. tra l'altro si chiama come me, che è il mio nome d'arte Cyber Savannah, quindi a maggior ragione mi sentivo rappresentata da questo brand e dal progetto che ha voluto fare Indira, perché appunto noi siamo la nostra forza. E non c'è niente di più bello di avere delle donne che supportano altre donne, che non ci sia invidia, ma forza per l'appunto. Diciamo un po' come siamo noi nel nostro blog, che siamo un'unica famiglia dove siamo uniti in tutto e per tutto. L'unione fa la forza. Sì, il nostro principio è essere tutti uniti, uno per tutto, tutti per uno. E quindi, Esatto. anche se noi facciamo informazione, facciamo un'informazione unica nel suo genere, che però rimaniamo sempre uniti. Bene, mi Quindi fa piacere far parte di questo gruppo. diciamo che anche tu fai anche parte della nostra famiglia, perché ormai Bene. abbiamo imparato ad amarti per quello che sei e per quello che fai.